notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. GRP, la radio del Piemonte. Vedi, lui nella canzone cita un bicchiere di vino e il classico panino. Adesso sul panino non lo so, ma sul bicchiere di vino non solo siamo preparatissimi, perché il giovedì riprendiamo gli appuntamenti con Alex Sala e abbiamo da festeggiare, dato che l'Enoteca di Ovada è al top in Italia. Praticamente è l'unica enoteca regionale citata nella guida Gambero Rosso 2023. A questo punto facciamoci raccontare tutto dal presidente dell'Enoteca, Mario Arosio. Buongiorno, benvenuto su GRP. Buongiorno e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di GRP. Allora, è un bel riconoscimento, no? Sì, è un bel riconoscimento, credo, per tutto il nostro mondo, il nostro territorio, perché in questi anni abbiamo lavorato per cercare proprio di promuovere i nostri produttori, le nostre culture, quindi per noi è un grande risultato, ci ha inorgoglito. Tra l'altro la guida Gambero Rosso dice sì, bere bene 2023, voglio dire, qui in Piemonte dove vai diciamo che non è che caschi male. Esatto, però esatto. C'è anche la cosa bella del bere bene nei luoghi più affascinanti, piacevoli ed esaustivi, quindi sì. Secondo me l'Enoteca è anche, come dire, in un contesto molto bello, vero? Sì, è vero, c'è anche luogo dove puoi comunque conoscere anche le storie dei produttori, dove non si beve solo il vino, perché poi il vino rappresenta anche c'è dietro una storia, c'è dietro la passione, il lavoro, il sacrificio di persone che giornalmente lavorano la terra per comunque darci poi questo bellissimo frutto che è il vino, e che veramente in Piemonte è un'eccellenza. Tutte le zone abbiamo dei vini veramente eccezionali. Ecco, quest'anno, allora, se io venissi lì da lei, cosa mi fa assaggiare, presidente? Il nostro vino principe è il dolcetto, quindi le farei assaggiare sicuramente il dolcetto, perché rappresenta tutti noi, rappresenta il nostro ambasciatore. Rappresenta il nostro territorio, che è anche un gran bel vino, insomma, ecco. Sì, che ha bisogno di essere ripreso in qualche modo, rimesso alla ribalta, e noi cerchiamo anche con queste piccole cose di farlo riprendere un po' quello che è la posizione che merita nelle top dei vini piemontesi. Certo, questo inserimento nella guida, secondo lei aumenterà le persone? Già, insomma, ce n'erano tante che arrivavano, si stimano circa 2000 persone. Secondo lei arriveranno più persone all'Enoteca di Ovada? Ma noi ce lo spieghiamo, anche perché siamo un po' il primo posto in che comunque un turista visita, uno dei primi posti che uno visita quando arriva nel nostro territorio, e noi rappresentiamo anche appunto questo spartiacque. Quando chi viene da noi può conoscere, diciamo, dove sono le cantine, dove sono i posti da visitare per quanto riguarda l'Ovadese, quindi ci auguriamo veramente che possa essere ancora di più un punto importante per noi, per avere sempre più turisti anche dalle nostre parti. Certo, e allora insomma non resta che andare a trovare il presidente dell'Enoteca di Ovada, Mario Arosio. Siamo appunto a Palazzo Delfino, la sede del municipio di Ovada. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite, grazie ad Alex Sala. Io ringrazio lei e veramente invito tutti i radioascoltatori a venirci a trovare, e vi accoglieremo con un buon bicchiere del nostro dolcetto. E allora, se ci buon invita pomeriggio. Così, come dire di no? Grazie. Buon pomeriggio, grazie. GRP.